Beh, per aiutare queste persone bisognerebbe fare una legge, quella che poi avevamo depositato anche noi insieme alla Santanchè, a livello nazionale, che normi le moschee, controlli gli imam, per cui ci vuole l'albo degli imam, da dove arrivano i finanziamenti, perché ovvio è che se i finanziamenti arrivano da stati legati al terrorismo, probabilmente all'interno di queste moschee si farà proselitismo verso il terrorismo e così non aiutiamo neanche magari quelle persone, come la ragazza che è intervenuta, io metto tutta la buona fede in quello che ha detto, penso che ci creda, a essere e a riuscire a integrarsi a noi e non subire magari quell'integralismo che c'è negli stati da cui vengono, però non possiamo dire che all'interno delle moschee, ora, come sono fatte ora, non ci sia questo rischio, soprattutto perché quando andiamo davanti, andate davanti con le telecamere nascoste, quello che sentite dire è molto diverso da quello che si sente dire magari sugli attentati quando si va in chiaro dicendo ok, mi lascio una dichiarazione. Spesso sentiamo persone che dicono se lo sono meritata, perché qua c'è un problema, la guerra, e io la chiamo guerra, è una guerra di religione. Loro verso, non dico la religione cattolica, ma il laicismo e la democrazia che comunque c'è nell'Occidente. E questa è una guerra, va chiamata così, e questo qua è il nome che bisogna dargli proprio per poterla combattere. Monio Vadia.